Welcome back su Galagic Costani, sempre io, Ambro. Oggi affrontiamo con il mazzo di Strange, dove abbiamo visto l'altra volta che l'abbiamo messo in classifica nella parte S, nella parte più alta della mia classifica personale degli eroi, contro l'eroe forse più forte di questo gioco, quello che l'hanno un po' più sbilanciato, mettiamola così. Ronan l'accusatore, ovviamente in modalità esperto. Innanzitutto allora andiamo a vedere la sua trama principale, il contenuto del suo mazzo, dove c'è Ronan 2-3, visto che giochiamo esperto, 7 incontri Ronan l'accusatore, gemma del potere, che verrà poi assegnata al giocatore, la vedremo qua, comando della nave, anche qui la Milano al giocatore e le carte in sigla all'interno del mazzo, un set modulare di incontri militanti Kree. Allora, Ronan, eccolo qua. Robustezza, 2 di trama, 3 di attacco, interazione obbligata, se sta attivando contro il giocatore che ha gemma del potere aggiunge una carta in più. Quando rivelata, cerca nel mazzo degli incontri la pila degli scarti, la trama secondaria interrompe l'energia. Eccola qua, questa è la trama secondaria con cui inizieremo. Crisi 3 per giocatore, quindi questa la mettiamo già qua. Poi, Ronan accusatore ha 18 punti ferita, robustezza. Nella parte 3 c'è un'altra trama secondaria da rivelare, ritorsione 1, robustezza, 4 di attacco, 3 di trama, 25 ferite. Quindi il nostro caro amico Ronan lo mettiamo qua. Poi, nella trama principale c'è scritto, metti in gioco l'ambiente nave di comando Kree. Questo qua è l'ambiente con cui noi ci troveremo in campo, che ci dà una carta in più, aggiuntiva durante la fase degli incontri. Interruzione primo giocatore. Quando viene rivelata una carta in sigla dal mazzo di incontri, esaurisci Milano e spendi una risorsa di qualsiasi tipo. Annulla gli effetti di quando rivelata. Quindi questa rimarrà in campo. Poi dice, assegna l'arma universale a Ronan. Eccola qua. Ronan ottiene stabile, gli dà anche più uno di trama e più uno di attacco. Azione eroe, subisci 2 danni e distribuisci una carta incontro a faccia in giù a te stesso. Rimescola questa nel mazzo. Quindi Ronan già parte così. Assegna gemma del potere al primo giocatore e anche la Milano. La giriamo, parte con 2 per giocatore. Azione primo giocatore, esaurisci Milano, rimuovi 3 minacce da questa trama. Quindi questo è il setting iniziale di Ronan esperto. Non male. Questo è il suo mazzo di incontri che mescoliamo. Mettiamo qui di fianco. Quindi prendiamo robusto e ha 18 ferite iniziali, quindi 18 ferite robusto e glielo mettiamo qui. 3 minacce al giocatore su questa trama e 2 minacce per giocatori iniziali su questa trama. Ok, fatto. Adesso Strange recupero 3, scarta una carta dalla carta del cima del mazzo delle invocazioni, eccole qua, perché Strange gioca con un mazzo di 5 carte che sono le sue magie, le sue invocazioni, che noi mescoleremo e mettiamo qua di fianco. Questo è il suo mazzo delle magie. Dall'altra parte dice 2 di intervento, 1 di attacco, 2 ferite. E 2 di difesa, scusatemi, ha 10 ferite. Esaurisci Token Strange, paga il costo della carta in cima al mazzo delle invocazioni. Risolvi la capacità speciale su quella carta, che adesso vedremo. Quindi Strange entra in campo. Inizia anche con Milano in campo, che assegna al primo giocatore risorsa, esaurisci Milano, genera una risorsa jolly per qualsiasi giocatore. Quindi la mettiamo qua, vicino a Strange. Anzi, la mettiamo di qua, così almeno, tanto questa è permanente, rimarrà in campo sempre. Poi, gemma del potere, da più uno trama intervento, in base se ce l'ha il criminale o ce l'ha il giocatore, più un attacco. Dopo che un eroe o un criminale ha inflitto 3 danni con un singolo attacco al personaggio con questa aggiunta, riceve la gemma. Iniziamo con noi. Noi abbiamo la gemma per adesso. Il mazzo di Strange è un mazzo offensivo. Allora, le sue 15 carte del set
Eccolo qua. Audacia, Spider-Girl, Thor, Bug, Attacco Magico, Assalto Implacabile, 3 coppie, Colpo Perforante, 3 coppie, Genialità, Forza, Energia, 3 coppie di Meditazione Spirituale, Nick Fury, Spider-Man, Mimo, Pausa Pranzo, Resistenza Fisica, Stregone Supremo, fondamentale, Queen Carrier e Livio Livolo. Comunque vi lascio la lista in descrizione al video. Mescoliamo il mazzo dell'eroe e si può iniziare per la partita. Ovviamente, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanellina, così non vi perdete nessuno dei miei e nostri video del canale. Quindi, lui qui di fianco. 10 ferite, il nostro caro amico Strange, e gliele mettiamo qua. Peschiamo fino ad arrivare a 6. Meditazione spirituale, Queen Carrier, potenziamenti magici, attacco magico, bug e Spider Girl. Allora, questi qua sicuramente li teniamo. Terrei anche bug e anche Spider Girl. Scartiamo due. Anzi, no, non teniamo bug, teniamo solo Spider, lo scartiamo 3. Quindi, colpo perforante, assalto implacabile e un altro potenziamenti magici. Riveliamo la carta in cima al mazzo nelle invocazioni, quella che confonde il criminale e rimuove 4 minacce da una trama, che è molto forte in realtà per togliere e interrompere l'energia, quindi ci piace. Per prima cosa, visto che dal lato alter ego siamo mistici, possiamo giocare meditazione spirituale. Pesco 2, Wong e barriera protettiva, scarto 1. E scartiamo assalto implacabile. A questo punto, risorsa di Milano. E altre due risorse. Anzi, prima ci trasformiamo in eroe, facciamo Queen Carrier. Perché solo sul lato Avenger possiamo giocarlo e noi lato eroe siamo il lato Avenger. Quindi lo mettiamo qua perché è un'altra carta di risorsa che ci dà una risorsa selvaggia. Adesso attiviamo. Quasi quasi potremo. Ma sì. Attiviamo Strange che usa immagini di Conin. Confondi il criminale e rimuovi 4 minacce. Ah, quasi quasi però non possiamo confondere perché lui è stabile. Quindi ci conviene, prima di fare questa mossa, di assegnarci una carta incontro. Ci facciamo due danni e andiamo a 8. E rimescoliamo l'arma universale nel mazzo. Qui facciamo un primo turno abbastanza strong. Vediamo, adesso. Questo, va lì. Noi abbiamo una carta incontro per dopo. Adesso facciamo questa per giocare Immagini di Conde. Eccolo qui. Confondiamo il nemico, che adesso possiamo tenerlo confuso. E togliamo 4 minacce da questa trama. Questa viene scartata. A questo punto, con due risorse, non riveliamo questa. 20 sono quelle che ci fa pescare altre carte. Usiamo Spider Girl. Spider Girl entra in campo, non stordisce, confonde nessuno perché non ci sono gregari, però attacca di 2 e toglie il robusto il nostro caro amico Ronan. Peschiamo fino ad arrivare a 5. Mimo, folgore magica, Thor, colpo perforante e proiezione astrale. Ripristiniamo. 2 minacce sulla trama principale, andiamo a 4. Ronan ci attacca, Spider-Girl difende. 2 carte potenziamento perché abbiamo la gemma. Allora, se questa
attivazione d'attacco, questa carta ottiene 3 icone potenziamento. Altre 2 icone, quindi sono 3, 5, 8 danni, non male. Però non ha sopraffazione, non ha niente, quindi se le prende tutti Spider-Girl. Grazie. Carta incontro 1, carta incontro 2. Iniziamo dalla prima. Insidia! Lui ti attacca. A questo punto usiamo Milano e usiamo questa risorsa, direi. Sì. Per annullare questa insidia, grazie alla nave di comando. Tattiche superiori. Gemma del potere non può essere disassegnata da Ronan l'accusatore. Assegna Gemma del potere a Ronan. Ok, quindi Gemma del potere torna a Ronan. Questa ne ha due. E ne mettiamo qua. Ultima carta incontro. Impulso. Non male. Irrobustisci Ronan. Ronan è robusto. Giriamo questa. Manovra tenaglia, ostacolo 2, esaurisci Milano, rimuovi 3 minacce da questa trama. Quindi, come vedete, adesso sposto un po' la roba, non è male. Questa ne ha 5. Quindi, questa ne ha 5, questa ne ha 2, questa ne ha 4. Direi non male per essere un incontro. Allora, tocca a noi. La prima cosa che dobbiamo fare sicuramente è esaurire Strange, attivare la speciale di 20 e pescare 3 carte. Assalto implacabile, maestro delle arti mistiche e assalto implacabile un'altra volta. Giriamo la prima. Irrobustisci fino a 3 personaggi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare sicuramente è giocare a proiezione astrale, che secondo me è la carta più forte che dobbiamo giocare adesso. Usiamo 2 risorse per giocare proiezione astrale. Scegli una trama, rimuovi 3 minacce da quella trama, più guardiamo l'icona, quindi scegliamo manovra tenaglia. Sono 3 minacce più una. Non male questo. E quindi sono 4 e qua va 1. Perché non ho esaurito? Ah sì, Strange ho esaurito perché ho pescato. Poi usiamo tre risorse tenendo in mano Thor. Sì. Usiamo 3 risorse e giochiamo Mimo. Mimo stordisce il nostro caro amico Thor. Interviene di 1, togliendo l'ultima su manovra tenaglia. E via. E a questo punto teniamo in mano Thor e peschiamo fino ad arrivare a 5. Spider-Man, colpo perforante, barriera protettiva, genialità. Ripristiniamo. 2 minacce sulla trama principale, quindi andiamo a 6 su 7. Dopo dobbiamo risolvere anche un po' questa di qua. Adesso Ronan ci attacca ma è stordito e quindi non ci attacca. Carta incontro per noi e una seconda per nave di comando. La prima carta incontro dice: ci attacca. Ovviamente questa non ci piace. E quindi attiviamo Milano per... Anzi, quasi quasi potrei difendere con Mimo. Potrei quasi quasi difendere con Mimo. Sì, Mimo difende. Quindi ci attacca. Di 3 più 1, 4 per 6 accusato, 5, 6, via. Via Mimo.
Carta incontro. Scarto una miglioria, supporto che controlli. Questa non mi piace. Questa possiamo, dovremo annullarla. E la annulliamo con Queen Carrier e usando barriera protettiva. Quando viene rivelata un'insidia dal mazzo di incontro, annullo tutti i suoi effetti, quindi via. Queen Carrier ci serviva, era molto interessante nei turni successivi. Adesso è la nostra volta. Per prima cosa uso Milano per togliere tre minacce da questa trama. Sì. E va a tre. Poi uso tre risorse per giocare Spider-Man Miles Morales. Gli do più 2 intervento, quindi con 3 intervento toglie questa, si toglie tattiche superiori e si fa un danno conseguente. Adesso attivo Strange per giocare 7 anelli, scartando questa carta come Thor, come risorsa, e dice irrobustisci fino a 3 personaggi, quindi do robusto a Strange e robusto a Spider-Man di Miles Morales. Eccolo qua. A questo punto giriamo la prossima, che sarà la prossima carta che giocherò, non male. Ripristiniamo e peschiamo fino ad arrivare a 5. Quindi, meditazione spirituale, resistenza fisica, audacia, meditazione spirituale e lo stregone supremo. Fase del criminale, 2 minacce sulla trama principale e andiamo a 5. Ronan ci attacca, noi non difendiamo. Quindi 3, 4 e abbiamo robusto. Via. Carta incontro, prima e seconda. Prima carta incontro, gregario, guardia, stabile. Seconda carta incontro, pattuglia. Non male. Due amici. Allora, tocca a noi. Prima cosa, meditazione spirituale. Pesco 2, fiori e occhi da gamotto e scartiamo 1. Tutte carte molto molto forti. Però forse fiori non è il turno giusto per farlo. Via. Adesso, un'altra meditazione spirituale. Quindi pesco 2 e libro e studi mistici. E scarto studi mistici. Adesso. Due risorse che saranno così. Grazie a Audacia faccio un danno all'eroe e toglie robusto. E gioco l'occhio di gamotto che ci dà una risorsa. Adesso con Strange uso bande cremisi e altre due risorse, eccole qui, per fare 7 danni a un nemico e stordirlo. Qua o qua? Bella domanda. E in realtà dovrei fargli qua, così almeno posso intervenire qui. No, rimuovo 3 minacce con quello, sì. E poi mi giro. No, questo qua si gira. Però questa guardia è stabile, questa invece ha pattuglia, quindi non posso rimuovere minacce da lì, ma io devo rimuovere minacce da lì, quindi devo togliere per forza il comando Cree. Adesso tolgo 3 minacce. Sì, poi tanto mi cambio. Sì.
Rimuovo tre minacce da qua. Sì, rimuovo tre minacce da qua, lui va a 2. Poi ne mette 2, 4. Va a 6, quindi ancora 1. Sì, forse è la scelta migliore. Sì. Rimuovo tre minacce da qua. E quindi va a 2. Perché secondo me è il turno di tornare a essere robusto, lo teniamo? O un attacchino lo facciamo? No, l'attacchino non lo facciamo, lo teniamo così. E con 1 giochiamo anche resistenza fisica. Quindi va a 11. Andando a 11, torniamo a essere alter ego. Scartiamo questa. Vediamo qual è la prossima. Bellissima questa. Ripristino, pesco fino ad arrivare a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono K, forza, Santa Santorum, folgore magica, pausa pranzo, maestro delle arti mistiche. Ci aspetta un bellissimo turno. Fase del criminale. Due minacce sulla trama principale. È confuso e quindi niente. Il tenente invece ne mette 2. Quindi andiamo a 6. Su 7. Carta incontro. Prima. Un altro comando Cree. Seconda. Impulso. Allora, esaurisci Milano, spendi 2 risorse fisiche e stordisci il primo giocatore. Potremmo anche quasi quasi stordirci, sì. Siamo storditi, tanto non è che attaccheremo molto, secondo me. Bene, quindi qua. È la nostra volta. Per prima cosa, 2 risorse per giocare la K. Seconda cosa, siamo strange. Anzi, rimaniamo ancora un attimo medico. Utilizziamo una risorsa per giocare Santa Santorum. Il Santa Santorum esaurisci, rimescoliamo una carta incantesimo e peschiamo una carta. Quindi la carta incantesimo potrebbe essere folgore, che non è per niente male. Anche la proiezione astrale, ma secondo me la folgore è quella che ci interessa. Sì. Folgore e mescoliamo queste poche carte. E ne peschiamo una. Proiezione astrale. Adesso diventiamo eroi. Usiamo una risorsa per giocare maestro delle arti mistiche. Paga il costo stampato della carta in cima, 0, e la giochiamo. Quindi 0, peschiamo 3, 1, 2, energia, folgore magica, e la terza andiamo a prendere da qua. Carta in conto per noi. E peschiamo anche la terza. Quindi, potenziamenti magici. Ottimo, quindi questo viene scartato. Adesso Strange attiva 20 di Watomb, pesca 3 carte. Audacia, colpo perforante, barriera protettiva. Giriamo questa. Lui sì che è forte. Dobbiamo fare quello di prima. K, ripristina Strange. Strange utilizza 2 risorse per giocare Bande Cremisi. Fa 7 danni al comando Cree. Giriamo questo. Adesso
Dobbiamo liberare anche quello in qualche modo. Una risorsa più un'altra risorsa, facciamo un danno al criminale, quindi va a 17. E giochiamo proiezione astrale. Rimuoviamo tre minacce da una trama, questa, più una per ogni icona che girava da qua, 0, quindi tre minacce. Da 6, va a 2. Adesso. Lui è stordito, ma noi attiviamo. Occhio da gamotto e Milano per giocare colpo perforante su Ronan accusatore, cioè sul tenente. Essendo un attacco, ci togliamo stordito. A questo punto direi che teniamo le folgore in mano. Possiamo anche tenere la folgore in mano. Sì, così dopo facciamo un po' di danni. E ripristiniamo. Sì, ripristiniamo. Peschiamo fino ad arrivare a 5. Quindi pesco. Nick Fury e potenziamenti magici. Due minacce sulla trama principale. Andiamo a 3. Ronan ci attacca. Spider-Man difende. 3 e ci fa solo 3 danni. Ah, ma questo lo sapevamo. Possiamo anche quasi quasi prendere. No, no. Spider-Man difende. E toglie robusto. Il tenente ci fa un attacco. Andiamo a 10. Carta incontro, carta incontro. Prima carta incontro che giriamo. Un altro comando Cree. Ormai siamo abbonati. Seconda carta incontro. Arma universale. Bene, non benissimo. Ronan ti attacca con più un attacco. È un'insidia, ma noi attiviamo l'occhio di Agamotto e giochiamo barriera protettiva. La annulliamo. Adesso. Adesso è la nostra volta. Sicuramente dovremmo fare questo. Allora, la prima cosa che devo fare è Queen Carrier. Folgore magica. E Nick, cioè, potenziamenti magici Nick Fury. Tre risorse per fare Folgore magica. E la facciamo sempre sul comando Cree. Sono 5 danni più una carta al cibo del tuo mazzo. Fisico, quindi sono altri due danni. Ah no, stordisce quel nemico. Scusate. Quindi stordiamo il comando Cree e fanno 5 danni. Utilizziamo Strange per fargli l'ultimo danno. Via. Adesso ripristiniamo con K. Usiamo i 6 anelli per dare un boost a tre personaggi, sempre Strange e sempre Spider-Man. Utilizziamo Milano per rimuovere tre minacce da questa trama. Ah, giriamo questa, noi capiamo cosa c'è dopo. Non male. Facciamo che subiamo due danni e distribuiamo una carta incontro a faccia in giù a noi, andiamo a 8. Così togliamo l'arma universale. Teniamo folgore magica, peschiamo fino ad arrivare a 5. Forza. Proiezione astrale, attacco magico, assalto implacabile. Bene. Ripristiniamo. Due minacce sulla trama principale, e quindi va a 3.
Ronan ci attacca, noi non difendiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Un danno lo prendiamo dal tenente. Andiamo a 7. Carte incontro. Prima carta incontro. Allora, questa è un'insidia. Dice solo quando rivelata, quindi mi dice esaurisce la tua identità ma hai impulso. E vabbè, sarà successo. Via. Prossimo. Spendiamo, esaurisci Milano, infliggi 3 danni al primo giocatore. Andiamo a 4. Poi, giriamo. Impulso e rivela la prima carta. Non è un brutto turno, è questo. Qui. Rivediamo la prima. Quando Ronan, costruttore, attacca il giocatore che controlla la gemma. Se nessun attacco è stato questo effettuato, questa carta è impulso. Quindi impulso. Il criminale trama. 2, 3. Questa già diventa un po' più tosta. Quindi attivo. No, posso farlo in realtà. Sì, il criminale trama, dai. 1, 2, 3. 4, 5. Quindi sicuramente passa versione 2. Assegna Ronan. Se è già assegnata, riceve una carta potenziamento. Mentre la gemma del potere assegnata a Ronan, non possiamo rimuovere minacce da quella trama. Ne ha 10 come limite. Vabbè. Carta incontro. Cannoneggiamento con ostacolo. Ci dà più una icona. Quindi va a 4. Con Milano possiamo esaurire e rimuovere 3 minacce. L'ultima, arma universale. Guarda chi è tornata. Spoiler. Non ho visto niente. Voilà. Non ho un brutto turno per Ronan. Ecco, il problema forse di Ronan è proprio questo, che a un certo punto può incastrare una serie di carte di questo tipo incredibile. Ma vediamo di gestire un po' tutto. Per prima cosa, Spider-Man attacca il tenente. Dopodiché, due risorse, assalto implacabile, 5 schiaffi al nostro tenente. Ok, adesso possiamo ragionare un po' meglio. Due risorse e giochiamo proiezione astrale. 3 minacce più, ovviamente su cannoneggiamento, altre due. Quindi via cannoneggiamento. Carta potenziamento, carta incontro, altri 2 danni. Facciamo dei danni al nostro caro amico Ronan. Uso. Uso questa risorsa che è la folgore magica per attivare attacco magico. Scegli un nemico e scarta fino a 5 carte. Infliggo un danno, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo 5 danni. Barriera protettiva, meditazione, mimo, allevivolo, studi mistici. 5 danni e va a 12. Adesso posso ripristinare Strange. Se ripristino Strange, posso anche o intervenire o attaccare o attivare i vapori o prendere altri 2 danni e togliere l'arma universale. Potrebbe non essere un'idea. Insomma, lui dopo trama di 2, 3, 4. Intanto la gemma la prendo io perché gli ho fatto più di 3 danni. Quindi già così iniziamo a ragionare. E se gli tolgo anche l'arma, sì.
Andiamo a due. Prendo una carta incontro e gli tolgo l'arma. Sì, ormai direi di sì. Strange diventa Strange. Strange diventa Strange. Voilà. Mescoliamo una carta incantesimo nel mazzo e poi pesco una carta. La carta incantesimo è la proiezione astrale, secondo me. Sì, proiezione astrale, che è quella delle minacce. Quella che interviene. Mescoliamo. Peschiamo una carta. Spider Girl. A questo punto usiamo l'abilità di Strange via vapori e giriamo ovviamente immagini iconi. Recuperiamo 3. Andiamo a 5. Ripristiniamo pescando fino a 6 tenendo in mano Spider Girl. Pausa pranzo. Thor, maestro delle arti mistiche, stregone supremo e l'ultima è assalto implacabile. Ripristiniamo. Allora, due minacce sulla tavola principale, andiamo a 3. Ronan trama. 1, 2, 3. Quindi sono 2 più 3, 4, 5, 6. Quindi 6 in tutto. Andiamo a 9. Molto, molto rischioso. Siamo al limite. E voilà. 9. Carta incontro. Così. Prima carta incontro. Quando rivelata quadra, 4 minacce su ogni trama secondaria. Se non ci sono trame secondarie, scartiamo finché non riveliamo una. Quindi. No. 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 No, non ce ne sono. Stop. Finito. Vinciamo un segnale accelerazione fisso, ma non mettiamo in campo niente. Poi giriamo. Eccola qua. Manovra tenaglia. Ce la ricordiamo. 5 minacce, doppia accelerazione e via. Adesso ultima carta insidia, soldato semplice, colpo rapido, siamo in forma alter ego quindi non ci attacca, uno di trama, uno di attacco, 5 ferite. Poteva andare peggio ma anche molto meglio. Tocca a noi, abbiamo rischiato moltissimo lì, ma adesso cerchiamo di gestire tutto quello che dobbiamo gestire. Per prima cosa usiamo questa risorsa, anzi prima di tutto facciamo Santa Santorum. Mescoliamo una carta incantesimo nel mazzo, folgore, no, un'altra proiezione astrale, anzi no, la folgore perché dobbiamo fare dei danni a Ronan, adesso dobbiamo gestire, vero, tutte le trame, ma anche danni a Ronan, quindi rimuoviamo, mescoliamo, peschiamo una carta, meditazione spirituale. Attiviamo meditazione spirituale. Pesco 2. Eccoci qua. Scarto 1. E scartiamo. Mi dispiace dirlo. Assalto implacabile. Vediamo quante risorse posso fare. Quante cose posso fare questo turno. Devo fare anche la folgore. Ma paso a pranzo è molto forte. Per andare su di vita. Queen Carrier ci fa pausa pranzo. Recupero 5 in tutto, 3 più 2 di pausa pranzo e andiamo a 10. Questo già è importante. Siamo Strange.
risorsa dall'occhio di Agamotto. E giochiamo maestri delle arti mistiche. Possiamo giocare all'immagine di Conin pagando la risorsa. Quindi pago con Thor una risorsa per giocare le immagini. Le immagini tolgono 4 minacce nella trama. Eccole qua. E confondono il criminale. E lui è confuso. A questo punto ripristino Strange. Strange attiva immagini di Colin usando un'altra risorsa. Rimuove 4 minacce da qua e confonde il criminale che è già confuso. Queste vengono mescolate. Spider-Man rimuove l'ultima minaccia da qui. E rivediamo la prima, quella che irrobustisce. Adesso con una risorsa da qui e altre due risorse, giochiamo Folgore Magica. 5 danni qua a Ronan l'accusatore, più... Ah no, devo scartare una delle mie. Op. Mentale, confondi quel nemico, è già confuso, quindi 5 danni va a 7. Ok. Teniamo in mano lo stregone, peschiamo fino ad arrivare a 5. Quindi, colpo perforante, meditazione, bug, Wong e stregone supremo. Ripristiniamo. 3 minacce sulla tavola principale, andiamo a 8. Ronan ci attacca, Spider-Man difende. 2 carte potenziamento perché abbiamo la gemma del potere. Sono 3, 6 danni via Spider-Man. Un danno ovviamente del soldato semplice che penso prenderemo, andiamo a 9. Doppia carta incontro. Prima carta incontro, colpo rapido, andiamo a 8. Seconda carta incontro. Allora, rivelate eroe, puoi esaurire Milano, se non lo fai il criminale ti attacca. Esauriremo Milano, ovviamente. Adesso, prima cosa, meditazione spirituale. Pesco 2, carta di incontro per noi. Mescoliamo. Voilà. Assalto implacabile e genialità. E scarto 1. E scartiamo Wong Bug. Scartiamo il colpo. Scartiamo colpo perforante. Adesso 1, 2, 3. Stregone Supremo, forse lo togliere. Stregone Supremo 3. Mi dispiace, ma è Wong. Poi facciamo due risorse bug. A questo punto Strange attiva i 7 anelli scartando una risorsa. Anzi, prima di fare questo, bug e lui attaccano. No, lui non attacca.
Bug attacca però. E fa un danno. Anzi, Bug interviene e toglie una minaccia da qua. Anche perché devo intervenire qua, sennò. Niente. E diamo. Anche Wong interviene di uno. E diamo robusto con i 7 anelli a tutti. Robusto qua. Robusto qua. E robusto qua. A questo punto giro la prossima che è 7 danni, ripristino Strange e Strange interviene di 3 qui sopra, quindi va a 3 il tutto. Adesso se io diventa 3, ne prende altre 3, va a 6 più 2, 8. Potrei quasi quasi trasformarmi e ritornare. No, ma stiamo ancora un turno così. Ripristiniamo. Tanto ho un po' di cose. Peschiamo fino ad arrivare a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maestro d'arti mistiche, protezione astrale, Spider-Girl, meditazione, Spider-Man. 3 minacce sulla tavola principale. Ronan ci attacca. Va bene. Due carte perché abbiamo la gemma. Questo attacco, se un attacco riceve 3 con il potenziamento, quindi 5, 8, robusto, via. Un danno, andiamo a 6. Carta incontro, carta incontro. Giriamo la prima carta incontro. Quando rivelata, Ronan ti attacca. Vabbè, ci attaccherà. Bug difende. 1, 2, 3. Mille danni, ma è robusto. E via, furia. Seconda carta. Impulson. È robusto. Questa non ci voleva. Seconda carta. E ti attacca con più 1. Wong difende. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. No, questo attacco tiene perforante. E scegli se esaurire Milano oppure collocare due minacce sulla tavola principale. Va a 8. Mettiamo due minacce qui sopra. Milano ci serve. Quindi, ricapitolando, fa, togli perforante, quindi togli robusto. Fa 1, 2, 3, 6 danni. Wong è sconfitto. Peccato per Wong. E l'ultima carta, pattuglia. Bene, non benissimo. Allora, secondo me so perché è così. È la nostra volta. Allora. Sicuramente meditazione spirituale. Pesco 2 e scarto 1. E rivelivolo. Scartiamo. E rivelivolo per adesso. Anche se in realtà fare rivelivolo è molto forte. Però anche fare Spider-Man. No, scartiamo il rivelivolo. Vale. Poi. Due risorse con Strange, 7 danni al comando Cree. Anzi, no, ci conviene farlo con questa risorsa. Allora. Milano, 3 risorse: una per giocare Maestro Alchimistiche, che ci fa giocare le bande Cremisi, due per giocare le bande Cremisi. 7 danni e confuso. Bene, adesso. Strange fa un danno a Ronan per togliergli il robusto. Ripristina con K. Due risorse. Ah no, bisogna togliere le minacce da lì. Due
No, no, teniamogli robusto ancora per un turno. Facciamo che interveniamo di 3. Molto meglio. Usiamo due risorse per giocare a proiezione astrale. Rimangono 3 minacce più altre 2, quindi 5 minacce da questo. Via. Adesso K ripristina Strange perché non avevo ancora ripristinato e Strange attacca di 1 e toglie robusto. Adesso sì, diventa Stephen. Rimescoliamo una carta incantesimo nel mazzo, protezione astrale. Peschiamo una carta. Attaccato, quindi bug sicura. Vabbè, adesso sì, ci siamo, ragazzi. Peschiamo forza. Giochiamo anche Spider Girl, visto che abbiamo pescato forza, non male, che confondiamo e stordiamo un nemico. E questa Spider Girl fa due danni a uno di loro, che è soldato, semplice. Finito. Peschiamo fino ad arrivare a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora. Mimo, assalto implacabile, potenziamenti magici, folgore magica, barriera protettiva, un altro potenziamenti magici. Ripristiniamo. Minacce sulla trama principale, sì. Ronan è confuso. Così confuso a colpirsela solo, magari. Una in più. Grazie a questo soldato, questo è confuso e quindi via. Doppia carta incontro. Prima, cannoneggiamento. E ne ha 4. Seconda, 3 danni al primo giocatore, esaurisce Milano, spendiamo 2 energie. Milano ci serve per togliere 3 minacce da lì. Se no, niente anche. Allora lo stordiamo di nuovo e esauriamo Milano. Santa Santorum prende questo incantesimo e lo mischia nel mazzo. E peschiamo una carta. Barriere protettiva. Adesso Strange si cura di 5 e andiamo a 11. Eroe. Bug e Spider-Girl ammazzano questo soldato. E via Spider-Girl. K ripristina Strange. Due risorse. Esauriamo Strange per giocare bande Cremisi usando le due risorse da qua. Questo cosa vuol dire? Che facciamo 7 danni a Ronan, che va a 0, e lo stordiamo. Passa di livello, robusto, robustezza e ritorsione, quindi va a 25 ferite. Cerca nel mazzo degli incontri, la piede di statica, tattiche superiori. Ok. Tattiche superiori. Vediamo, allora qua è il mazzo, ma prima vediamo se è uscito da qua. Interrompere l'energia. Tattiche superiori, eccola qua. Era nella pila degli scarti.
Assegniamo la gemma del potere. Non posso rimuovere minacce. Finché la gemma del potere è lì. Bene o non benissimo. Però prima per togliere quella devo togliere questa qua. Inizia ad essere un po' combo. I 20. Adesso devo fare che tolgo lui. No, non mi interessa. È un momento difficile perché bisogna scegliere cosa fare. Allora, la scelta migliore innanzitutto è fare 5 danni a questo soldato, così almeno ce lo leviamo. Poi qua fa un sacco di cose lui, il turno dopo. Qua ne mette 3, andiamo a 7. Dobbiamo fare un turno di rischio, però ho due barriere protettive in mano, quindi rischio più o meno. Mimmo mi serve per il turno dopo, dopo abbiamo i 20, sì. Peschiamo fino ad arrivare a 5, quindi ancora una carta. Iniezione spirituale, ripristiniamo. 3 minacce sulla trama principale. Ok, lui è stordito e quindi non ci attacca. Carta incontro. Prima carta incontro. Esaurisci Milano o spendiamo 2 o stordisci il primo giocatore. Non mi piace essere stordito, quindi esauriremo. No, Milano mi serve per esaurire lui. Se non toglie, no. Via, via Milano. Seconda, il criminale ti attacca. Questa, ecco. Questa non ci piace, quindi usiamo una risorsa dell'occhio di Agamotto per giocare, visto che è un'insidia, barriera protettiva. Annulla tutti gli effetti. Fatto. Allora, è la nostra volta. Esauriamo Strange per giocare 20 di Watomb. Peschiamo 3 carte. 1, 2, 3. Ottimo. K. Ripristina Strange. Meditazione spirituale. Pesco 2. Maestro delle arti mistiche. Attacco magico. Scarto 1. E scartiamo la folgore, purtroppo. Ci tocca. Risorsa per giocare Maestro delle arti mistiche. Un danno a lui perché gli togliamo robusto. Grazie alla risorsa di Audacia. E con un'altra risorsa giochiamo Immagini di Kinon. Senza scartarla, rimuoviamo 4 minacce da una trama e confondiamo il nemico. Quindi via, 4 minacce da qua. O no? No, 4 minacce da. No, perché lui non posso togliere minacce da qua. Finché ha la gemma. E quindi tolgo 4 minacce da qua. E confondo il nemico. Adesso. Confuso. Una risorsa di Quincare, giochiamo attacco magico. Scartiamo fino a 5 carte. 1, 2, 3, 4, 5. E facciamo 5 danni. Proiezione astrale su di me, colpo afferrante, meditazione, proiezione astrale. 5 danni a Ronan che va a 20. Ho fatto 5 danni e mi prendo la gemma. Adesso. Esaurisco Strange per giocare immagini, scartando una carta, che ovviamente è Mimo. Purtroppo mi tocca scartare quella. E faccio l'immagine. Via 4 minacce. E confondo il nemico, ma è già confuso. Giriamo l'altra, ovviamente sono i 20.
Queste le teniamo, secondo me teniamo anche Bug per adesso in questa maniera. Poi potrei anche quasi quasi diventare alter ego. Se divento alter ego, qua ne mette solo 3, lui non trama, non fa cose. Sì, divento alter ego. Scarto la barriera. Scarto anche i vapori. Si scarto la barriera ovviamente perché vado alla fine, però prima di farlo, eccoci qua. Pesco fino ad arrivare a 6. 1, 2, 3. Questo è quello che avevo in mano. Mescoliamo. E peschiamo. 6, quindi abbiamo Nick Fury, folgore magica, Thor, energia, colpo perforante, attacco magico. Ripristiniamo. 3 minacce sulla trama principale. Ronan, trama, ma è confuso. Rimuoviamo due carte qua sopra, la prima. Alter ego, ottiene impulso. Comando Cree, ecco, questo non ci voleva. Altra. Tenente Cree, anche lui non ci voleva. Ma vediamo di fare cose. Allora. È il nostro turno. Prima cosa. Però prima devo fare. Se io gioco 1, 2, 3 e 4, gioco con 4 risorse, gioco Nick Fury. Nick Fury ci fa pescare 3 carte. Assalto implacabile, colpo perforante e stregone supremo. A questo punto, Sancta Sanctorum. Rimescola folgore magica nel mazzo e peschiamo una carta. Si vede un po' meno, così. Sappiamo cosa ci sono. Ok. Peschiamo Spider-Girl. Strange diventa eroe. Esariamo Strange perché non abbiamo niente a sì. E peschiamo 3 carte. Assalto implacabile. Potenziamenti magici. Un altro assalto implacabile. Giriamo questa. Voilà! Questa ci piace. Nick attacca il tenente Cree. Di 2. Uso due risorse per fare 5 danni con assalto implacabile. Quindi 5 danni a questo tenente Cree che va via. Poi una risorsa, due risorse e giochiamo Spider-Girl. Spider-Girl confonde e stordisce qua e attacca anche di due e fa 2 danni qui. Allora, adesso. Una risorsa e facciamo attacco magico per fare 4 danni, quindi scattando 4, 1, 2, 3, 4, sul comando Cree. Meditazione, folgore, forza e genialità. Quindi sconfitto anche il comando Cree.
Ripristino Strange grazie alla K. Strange usa due risorse. Per giocare alle bande cremesi, fare 7 danni a un nemico, e quindi li farà a Ronan, e lo stordisce, quindi lo manda a 13. Bug, purtroppo, si deve immolare? No, perché si deve immolare? No, Bug non si immola. Qui ne aggiunge 3 e qui ne andiamo a 9. Direi che va bene. Scarto una carta che è salto implacabile. Pesco fino ad arrivare a 5. Spider-Man. Barriera protettiva. Colpo perforante. Meditazione spirituale. Giro anche questa. Vapori. Ripristino. Ok, fase del criminale, 3 minacce sulla trama principale, Ronan è stordito quindi non ci attacca, doppia carta, oh, sono 3, un po' troppe, prima carta, Ronan ci attacca, Fury difende, difendendo... 4, a parte che lui è robusto, quindi, cioè lui ha ritorsione e quindi prendevamo un danno sicuramente, e altri 5, 2 danni, quindi siamo al 9, perché mi ha attaccato due volte, da 25 gli ho fatto 7 più 5 danni, quindi va a 9. Andiamo a 9, quindi danno e ritorsione, mi sono dimenticato. Quindi ci attacca, di 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fury, hai fatto il tuo grandissimo lavoro come sempre. E quindi questa l'abbiamo risolta. Seconda carta, impulso, bene, non benissimo. Quando la fase criminale termina, fingi un danno a ogni giocatore nell'ambiente. Esaurisci Milano e spendi 2 risorse e la togliamo. E anche impulso, quindi. Ah, un'insidia. Un'insidia, tanto è uguale, utilizziamo questa risorsa, sì, per giocare barriera protettiva, annulliamo l'insidia, va, siamo salvi da un bel del passato, ottimo. È il nostro turno, è il nostro turno e per prima cosa giochiamo meditazione spirituale, peschiamo 2. Proiezione astrale e maestro delle arti mistiche e scartiamo sicuramente maestro delle arti mistiche che non ci serve. A questo punto risorsa qua, ah, no, un danno comunque ci fa, siamo 8. Risorsa qua e risorsa di Spider-Man, creazione astrale, bersagliamo questa trama, sono 3 più 4, 5, quindi dopo avremo 2 icone, quindi va a 4. Purtroppo i vapori non sono i migliori. Esauriamo Milano e 2 risorse per togliere il vascello, che non ci fa benissimo. Intervengo di 3. Su questa trama qua. Ripristino Strange,
Intervengo. O faccio un danno per curare? No, intervengo di altri tre qui sopra. Bug si immola per togliere cannoneggiamento. Ok. Quindi siamo così. Adesso, se io divento alter ego, cosa succede? Che lui trama di quale mette 3 va a 4. Più altri 3, se gira altri 2, 3 è un casino. Quindi no, ci conviene, non è che ci conviene. Dobbiamo stare così, per forza. E i vapori non è che possiamo poi giocare. Aspettare che lui diventi robusto in modo da mettergli qualcos'altro. Peschiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5 sono Wong, ecco, questo è quello che ci serviva. Potenziamenti magici, folgore magica, meditazione e Live Live. Wong perché ci fa cambiare la magia da lì in cima. Tre minacce sulla trama principale. Cron attacca, Spider Girl difende. Sono 4, 5, 6, 7. Grazie Spider Girl, sempre utile. Doppia carta incontro. Prima carta. Assegna al nemico con più attacco, quindi Ronan. Riduci di 1 il danno che questo criminale può subire. Spendi 3 risorse dello stesso tipo e scarti quella carta come azione eroe. Seconda carta. Impulso. Rivela la prima carta. Per forza. Quindi impulso ce l'ha sicuro. E riveliamo anche la prima? È una fatica sempre sta cosa. Allora, per forza dobbiamo rivelare anche la prima. Va bene, riveliamo la prima. Arma universale è tornata. Impulso, esaurisce la tua identità. No, impulso ce l'ha per forza. Esauriamo la nostra identità. E voilà, eccola qua, ti attacca. Direi anche no. Milano con l'occhio di Agamotto e annulliamo questa insidia grazie all'ambiente. Grazie più o meno, nel senso che tocca a noi. Allora, meditazione spirituale, pesco 2, mimo e audacia e scarto 1. Scarteremo i potenziamenti magici. Adesso devo farmi due danni, darmi una carta incontro e toglierla nel mio universale. Tutto questo per fare mimo, direi. Però potrei anche usare i vapori, quindi è una cosa diversa. Risorsa, risorsa e risorsa. Quindi facciamo un danno al criminale, non essendo un attacco, il danno se lo prende il criminale, quindi va a 12 e giochiamo Wong. Wong, scartiamo la carta dal cima del mazzo e giriamo la prossima. Yeee, quello che confonde. Questo è importante perché se noi ripristiniamo Strange e attiviamo le immagini scartando una carta che è la folgore. Togliamo 4 minacce da questa trama qui. Ah no, proprio prima di farlo dobbiamo togliergli l'arma. No, togliamogli l'arma. 6 e togliamo l'arma. E la mischiamo. Perché sennò qua è stabile. E poi facciamo le immagini di Conan. Così me lo diventa confuso. Ok, così va molto meglio. Ovviamente giriamo l'ultima, sono i 10 anelli, no, i 7 anelli, 10 anelli è un'altra cosa, con le Shang-Chi. Quindi via queste. Ok, adesso torniamo a essere Strange. Mescoliamo una carta incantesimo nel mazzo. Direi sempre proiezione astrale, che è quella che ci serve di più in questo momento. I danni anche glieli facciamo in altro modo, anche la folgore. La carta che metteremo sarà quasi sicuramente quella che pescheremo.
e quindi forse Folgore potrebbe essere più forte in questo momento. Quindi, via. Speriamo di aver fatto la scelta corretta. Mescoliamo. Peschiamo uno. Barriera protettiva. Adesso. Peschiamo fino ad arrivare a 6. Altre 4, eccole qua. Quindi abbiamo barriera protettiva, maestra alchimistica, studi mistici, folgore magica, protezione astrale e mina. Queste vengono mescolate. Carta incontro per noi. È un turno difficile quello che ci aspetta davanti, però forse arriviamo quasi alla fine di questa lunga partita con il nostro caro amico Strange contro Rona. Ripristiniamo. Tre minacce sulla trama principale. È confuso e si toglie confuso. 1, 2, carte incontro. 4 carte incontro, scusatemi, perché una era per che ho tolto l'arma universale, una perché ho mischiato il mazzo e due di adesso. Ok, quindi sono 4, corretto. La prima, colpo rapido e niente. La seconda, il criminale trama, questa non ci voleva. Lui tramerà di 3. Più una carta, perché c'è solo più una carta. Va bene, trama. 0, voilà. Questa mescola e accelerazione. Quindi 3. Non sono sicuro che trami solo di uno. Eh sì, perché devi rilare la carta, ce n'è solo una, quindi vabbè, facciamo che ne arrivi un'altra, così almeno facciamo la cosa peggiore che ci poteva capitare. Altre due, quindi 5 in tutto, quindi 8. Questa è la cosa peggiore che ci poteva capitare. Queste vengono mescolate qua. Altra carta incontro. Impulso perché siamo in alter ego. Gemma del potere non può essere disassegnata a Ronan. Due minacce. Gemma del potere passa a Ronan. Ok. Ultima. Arma universale. Beh, lo sapevamo. Ovviamente. Allora, è il nostro turno. Dobbiamo fare dei danni a lui, così almeno li togliamo. Allora, prima di tutto, 4 di arma universale, carta incontro per noi. E questa è la scelta, una delle scelte migliori che dovevamo fare. Perché dobbiamo adesso stordire il nostro caro amico. Una, due, tre, Mimo stordisce Roma. Voilà. Adesso, Mimo e Wong tolgono e intervengono uno e uno da qui. Via. Questo l'abbiamo fatto. Non dovevo usare questo, ma dovevo, non, cioè, non dovevo usare questa risorsa qua, ma dovevo usare come risorsa. No, Fogre mi serve la barriera protettiva. Così almeno adesso con Santo Santorum posso rimescolarla. Ok. E pescare una carta. Ok.
Peschiamo. Colpo perforante. Bene. Cambio questa. Lo so che magari faccio una cavolata, ma devo capire cosa c'è dopo per capire cosa fare. Allora, ripristiniamo. Vapore di Valto. Quello che non è proprio ci serva così tanto. Adesso. Strange. Cura di 5 e va a 9. Diventiamo Strange. Questo fa 5 danni, che non è male, a costo 3. Però anche la proiezione astrale ci interessa. Adesso ne mette 4, adesso siamo a 8. Se ne tolgo 3, va a 9, quindi 1. Sì, anche qui siamo sempre sul filo del rasoio, ma devo fare così per forza. Allora, Occhio di Agamotto, maestro delle arti mistiche, studi mistici, quindi sono 3 risorse. Per giocare Folgore Magica, fare 5 danni a Ronan, girare e scartare la prima, mentale, e confondiamo anche il nemico. Quindi 5 danni che diventano 4, perché c'è l'armatura, quindi va a 8. Estordito, mi riprendo la Gemma del Potere, e anche confuso in questo momento. Va bene. Ripristino con la K Doctor Strange, intervento di 3, scarto colpo perforante, pesco fino ad arrivare a 5, un'altra proiezione astrale, colpo perforante, barriera protettiva, audacia, ripristino. Quattro minacce sulla trama principale, andiamo a 9. Lui è stordito, quindi non attacca. Ah, io prendo un danno, devo ricordarmelo sempre, di ritorsione. Lui ci attacca, andiamo a 7. Carte incontro e diventano 3. Prima carta incontro. Quando Ronan ti attacca. Quindi mi attacca, devo capire se voglio tenerlo o no. Mimo difende, sì. Mimo difende, quindi ci attacca di 4, 5, 6, ottiene sopraffazione, quindi 6, 2 vanno qua, 4 vanno su di noi e andiamo a 3. Qua dice. La gemma dice: dopo che un eroe o un criminale infligge 3 danni più o meno da un singolo attacco, sopraffazione non è considerato attacco, quindi la gemma rimane a noi. Altro, guardia stabile e pattuglia, un sacco di amici. Ha 8 ferite. Non sono poi così tante 8 ferite, eh. Se riuscissimo a trovare lì sopra la carta che fa 7 danni, riusciamo a vincere. Allora, ci proviamo, perché no? Wong fa scartare questa e gira la prima. Voilà! Un po' fortunati adesso. Così siamo un po' fortunati. Allora, devo togliere però prima questo che ha guardia. Va bene, allora, una risorsa e giochiamo. Ah, non ce l'ho il. Cavoli. Devo fare dei danni. Ah no, mi manca la carta. Niente. Però questo serve lo stesso in realtà.
Sì, dobbiamo stare attenti lo stesso. Allora, sicuramente Strange con questa risorsa e questa risorsa qua di occhio, un danno al criminale che va a 7, 7 danni al comando Cree che viene sconfitto. Giriamo la prossima. Questo non è male. Ripristiniamo Strange. Uso due risorse per giocare a proiezione astrale, scegliendo prendere ciò che è mio. Giro qua. Zero. L'animo universale, quindi ne toglie tre. Strange. Potrei attaccare di due. No. Usa immagini di Corin. Toglie quattro minacce. E confonde il nemico che è già confuso. Giro la prima. Sette anelli. Potrei usare un colpo perforante. E dopo trama di 3 più altri 4 sono 7, va a 9. Di nuovo rischiosissimo. Se no, me ne sto così. Prendo 2 danni, vado a 1. No, ma lui non è. No, no, devo diventare sicuramente alter ego. E quindi allora tolgo qua. Oh, tolgo 2 minacce da lì. Che lì così me lo rischio meno? Sì, rischio meno se tolgo 2 minacce lì. Uso un'altra proiezione. Quindi via da qua. Guardo la prima, è sempre l'arma universale. Alter ego. Mischio la folgore magica. Mescolo e pesco 1. Stregone supremo. Via 7 anelli. Ovviamente abbiamo i 20. Ripristino, pesco fino ad arrivare a 6. Stregone supremo, folgore magica, meditazione spirituale, maestro delle arti mistiche, Thor e Elivivigolo. Fase del criminale. Quattro minacce sulla trama principale. Il nostro caro amico Ronan è confuso e quindi niente. Loro ne mettono altre tre. Quindi abbiamo 7 su 10. Carta incontro. Carta incontro. Arma universale. E la sapevamo. Seconda carta incontro. Fanatismo. Impulso. Bene o non benissimo. Utilizzo due gettoni perché uno più uno per ogni giocatore. E dice che quando Ronan attacca, perforante sopraffazione. E poi rimuoviamo un gettone. Quando non ne è più, lo rimuoviamo. Ne ha due. La carta con impulso è. Ah, trama, compiuto trama, ovviamente non lo farà. Attivo Milano più Queen Carrier e annullo questa insidia grazie alla rame di comando. Adesso è la nostra volta. Per prima cosa faccio meditazione spirituale. Quindi pesco 2, assalto implacabile, colpo perforante e scarto 1 che sarà sicuramente l'elivivolo. Poi andiamo a 3, peschiamo. Sicuramente faccio Sancta Sanctorum, mescoliamo l'incantesimo. L'incantesimo è meditazione spirituale. Mescoliamo e peschiamo.
Adesso devo capire se devo curarmi o no. Cioè, vedere se riesco a sconfiggerlo adesso o no. Questa è una bella domanda. Devo togliere anche il tenente Cree in tutto questo. Mescoliamo e peschiamo. Meditazione spirituale, ovviamente. La che giochiamo subito. Spider Girl e Folgore Magica. Adesso iniziamo a ragionare un po' meglio. Scartiamo sicuramente Stregone Supremo perché non ci serve. Devo fare togliere il tenente Cree. Allora, facciamo una cosa. Devo fare anche poi 7 danni a lui, che secondo me non sono tanti se riusciamo a gestire tutto. Proviamoci. Strange. Esaurisco. Anzi. Con una risorsa, gioco maestro di arti mistiche e attivo la sua abilità. Pesco 3. Assalto implacabile, attacco magico, potenziamenti magici. Bene. Ho pescato un sacco di carte. Adesso. Attivo Strange, che usa guenti di Vatomb e pesca 3 carte. Nick Fury. Assalto implacabile. Spider-Man. Mescoliamo. Vediamo cosa giriamo. Vapore di Valtor, quella che non ci interessava così tanto. Allora, Wong scarta questa e gira la prima. Confondi e togliamo 4 minacce. Anche questa non è molto utile, ma vediamo di fare cose. Per prima cosa, due risorse e giochiamo due risorse così e giochiamo assalto implacabile su il tenente Cree. Gli facciamo 5 danni. Adesso uno più un altro usando una risorsa fisica, assalto implacabile un'altra volta, 5 danni e sopagato fisica sopra fazione, quindi 2 qua e 3 a Rona. Dato che non è un attacco, passa ovviamente anche l'armatura e passa anche ritorsione, e quindi ne fa 3 danni a lui, che va a 4. Beh, adesso direi che siamo a posto, perché semplicemente con un altro salto implacabile usato come risorsa gioco attacco magico, rimuovo 5 carte dal mio mazzo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, faccio 5 danni, meno 1, 4 a Ronan. E finalmente, dopo una lunga partita, siamo riusciti a sconfiggere Ronan Esperto con Strange. Se vi è piaciuto questo video, cliccate un bel like sul video. Poi, come sempre, commentate se avete dubbi, domande, perplessità, ansie, giocate che potevo fare migliori. Ma come avete visto e come vedete nello scorso video, Strange è davvero il più forte eroe di questo gioco. Ciao a tutti, al prossimo video!